Benvenuti in una nuova puntata del podcast Point of View, Educatori Attraverso. Qui con Riccardo e Matteo. Un podcast attraverso il quale attraversare con gli educatori la traversata con i loro adolescenti, attraverso racconti, spunti e riflessioni. Sì, più che un ponte mi sembra una grotta oggi. Sigla! Questa è una puntata molto speciale perché abbiamo un ospite. Un ospite che andremo ad intervistare, anzi Matteo, che tu intervisterai. Perciò lascio un po' di spazio e introduco e saluto Don Matteo. Ciao Don Matteo. Ciao Riccardo, ciao Matteo e ciao gli ascoltatori. Grazie, grazie. E iniziamo con questa puntata alcuni interventi, alcune storie, alcune narrazioni sull'estate, sull'oratorio estivo. E Don Matteo oggi ci racconterà la sua esperienza negli oratori di Lissone, ma non voglio aggiungere niente. Don Matteo, allora, prima di raccontarci un po' questa esperienza, dacci delle coordinate, appunto, un po' anche brevemente la tua storia, ecco. Sì, io sono a Lissone dal 2013, da diacono sono arrivato in questa comunità pastorale di 7 parrocchie e ho trovato 7 cortili dell'oratorio. Durante l'estate l'occasione è sempre importante per incontrare tanti ragazzi, noi accogliamo più di 2000 bambini in questi oratori, ma nel tempo abbiamo visto come privilegiare un'esperienza per la prima classe delle superiori è diventata un'occasione preziosa per fare qualcosa di nuovo e accettare una sfida, quella di educare gli adolescenti. Sì, quello che chiamiamo impropriamente, lo chiameremo, ma proprio impropriamente, oratorio estivo per gli adolescenti, ecco, questa è un po' l'idea, è un'esperienza che è nata prima che tu arrivassi, no? Prima che tu vivessi in queste 7 parrocchie da neoprete. Esatto, è un'intuizione che ha avuto il coadiutore precedente, proprio per far sì che ragazzi di prima superiore, dopo aver varcato quella soglia dell'adolescenza e delle scuole superiori, si potessero ritrovare prima di mettersi in gioco come animatori negli oratori, come tradizionalmente sappiamo. E in questi anni questa esperienza si è strutturata, ha trovato un nome, ha trovato diverse situazioni buone che continuano ad evolversi. Allora, visto che appunto è un'esperienza che hai ricevuto, tra virgolette, raccontaci proprio le prime impressioni da esterno, come hai vissuto arrivando, proprio senza filtri. Sì, arrivando è stato complesso perché io mi ritenevo un animale da oratorio feriale, pronto con i miei bans, i balletti e i giochi da fare con i bambini. E invece mi sono ritrovato di fronte a un centinaio di adolescenti di prima superiore che avevo visto poco durante l'anno, perché si sa che dopo la cresima i preadolescenti sono sempre meno e ancora di più dopo nel cammino del gruppo adolescenti. E in questo centinaio di adolescenti l'impatto è stato abbastanza complicato perché dovevo imparare a conoscere i nomi, capire che cosa si aspettavano da questa esperienza, anch'io capire come mettermi in gioco in quello che mi era stato consegnato. Però è diventata un'avventura davvero straordinaria. Allora, raccontaci un po' proprio la quotidianità, a chi è riferito questa esperienza, a chi la vive, anche come educatori, come... Ecco, ricordiamoci che appunto noi questo podcast lo dedichiamo proprio a loro, no? Agli educatori volontari, ma anche ai responsabili, quindi anche dal loro punto di vista come hanno vissuto e come vivono questa esperienza. Anzitutto questa è stata una novità che ha sconvolto un po' gli adulti degli oratori, perché è inusuale sentire che un oratorio sia abitato solo dagli adolescenti. Si rivolge appunto ai ragazzi di prima superiore che hanno fatto già il primo anno, dove non sono più ragazzi delle medie dove erano i più grandi, ma adesso si ritrovano ad essere i più piccoli dentro relazioni nuove. Poi Lissone appunto ha diversi istituti superiori, quindi sono in diverse realtà scolastiche, e questa esperienza gli permette di ritornare a rincontrare alcune relazioni che hanno abbandonato o dalla cresima o nelle esperienze estive come bambini animati, ma da protagonisti, dove questa esperienza non vuole essere semplicemente un corso animatori, quello si fa per tutti prima che inizia l'oratorio estivo, e dove non vuole neanche essere semplicemente un oratorio feriale, dove ci sono dei più grandi che animano i più piccoli. L'obiettivo è proprio quello di renderli protagonisti e provocarli nella loro libertà e responsabilità. Infatti questa esperienza ha come presenze educative la mia e 2 educatori professionali che sono presenti tutti i giorni dal lunedì al venerdì per accompagnare questi ragazzi, ma ovviamente in 3 su 100 siamo troppo pochi.
Allora abbiamo creato una rete di collaborazione con alcuni adulti che ci danno una mano per alcune attività e anche con gli educatori adolescenti che, impegnati nei loro studi e esami, riescono comunque a ritagliarsi dei spazi e dei momenti per accompagnare i ragazzi che invece frequentano questa esperienza. Allora, vado un po' nel pratico, soprattutto per l'ultima cosa che mi hai detto, poi riprendiamo un po' anche gli aspetti educativi. Un educatore volontario universitario, di solito, nel corso di una settimana o nelle settimane che fate, quanto partecipa? Quanta disponibilità dà? Questo dipende sempre da quanto uno vuole mettersi in gioco. Ecco, è qui che volevo arrivare. Su questo sì, nel senso che diversi educatori scelgono proprio di dedicare magari una giornata intera a questa esperienza, sapendo che possono organizzarsi con lo studio altri impegni in altri momenti. Altri educatori magari riescono a venire metà pomeriggio, perché il pomeriggio è strutturato in modo tale che ci sia necessità di presenza educativa in modo particolare nella seconda parte del pomeriggio. Ecco, visto che l'hai già citato, mi piaceva parlare un po' della quotidianità, no? Del programma, tra virgolette. Che cosa prevedete? Magari quale attenzione avete rispetto a una giornata di oratorio estivo normale? Anzitutto, l'oratorio è fondato sugli animatori, le squadre, i punteggi e quanto altro possiamo immaginare di tradizionale nell'oratorio estivo. Mentre questa esperienza, che ha un nome particolare, la utilizzo così almeno poi diventa più facile anche il racconto, che è Tutto Mondo, un'esperienza che prevede appunto questi ragazzi come protagonisti in due parti del pomeriggio in modo particolare. La prima parte è dedicata a dei laboratori e dei servizi che sono legati a delle esperienze anche di associazionismo e volontariato sul territorio, dove ciascun ragazzo ogni pomeriggio, quando entra in oratorio, perché questa esperienza si svolge in uno dei 7 oratori, possiamo condividere dei campi per questo, sceglie liberamente, ovviamente in base ai posti presenti, l'attività che vuole svolgere. Sono tutte attività che non sono legate a quei laboratori tipo oratorio estivo con i braccialetti, oppure quelle merendine che fanno i bambini e poi ti fanno mangiare ma non si sa bene che cosa c'è dentro. Buonissime! Ma sono attività che cercano di far uscire o il talento che l'adolescente ha già, oppure scoprire qualche aspetto del territorio, come appunto alcune attività di volontariato, come i Vigili del Fuoco piuttosto che la Croce Verde, che sono esperienze che ti permettono di vedere come mettere in gioco il tuo servizio, non solo legato appunto al terreno dell'oratorio. Quindi da una parte c'è un fare rete con il territorio, con le associazioni, le realtà varie. Dall'altra, ed è la domanda che ti volevo fare, cos'è invece organizzato internamente all'oratorio? Ci sono delle attività anche sportive, di gioco? Sì, nella prima parte del pomeriggio ci sono anche dei laboratori interni più conosciuti. Ad esempio facciamo un corso animatori per coloro che dopo le 3 settimane, dura 3 settimane questa esperienza, vogliono inserirsi negli oratori estivi come aiuto animatori. Oppure, sempre grazie alle forze volontarie che abbiamo presenti, c'è sicuramente il laboratorio di cucina tradizionale, ma serve per fare la merenda per tutti. Quindi non è semplicemente un imparo a fare qualcosa, ma mi metto a servizio degli altri. Così come è un laboratorio che è un classico ormai in questi 10 anni, ma che trovo molto divertente e simpatico, il laboratorio di balli popolari, che non è la dance estiva alla discoteca, ma sono quelle danze popolari tradizionali che permettono ai ragazzi di trovare un'armonia e un equilibrio anche nello stare insieme. Ho visto certi Maranza fare la chapeloise, quelle danze lì francesi che davvero, se potessimo fare dei video, potrei trasmettere delle cose inaudite, però invece sono esperienze che creano comunque gruppo e danno possibilità di uscire, perché di fatto succede questo: quando il Maranza vuole fare la Croce Verde ma quella è ormai impegnata, la libertà e la responsabilità ti porta a scegliere quel laboratorio sempre presente che è balli popolari e che a un certo punto tu andrai ad impattare. E si beccano i balli popolari, appunto. E lo fanno anche bene. E lo fanno anche bene. Don Matteo, hai detto una cosa che mi ha acceso una lampadina. Hai parlato appunto dei Maranza, no? Così. Volevo chiederti, che adolescenti aderiscono a questa proposta? Non mi piace parlare di tipologie, così, però mi piace parlare di un po' di vite, no? Quali vite riuscite a incontrare? In questo centinaio di adolescenti, che appunto non sono il numero di tutti quelli che potremmo incontrare, ci sono diversi ragazzi che provengono dal cammino ordinario, quindi che hanno fatto il gruppo per adolescenti che conosciamo, alcuni ragazzi che appunto magari sono rimasti impegnati anche un po' in oratorio durante le settimane, ma la maggior parte sono ragazzi che hanno lasciato l'oratorio dalla cresima
e si ritrovano lì o obbligati dai genitori oppure perché incuriositi dal racconto e dalla testimonianza anche di altri. Perché poi accade questo, no? Che il primo giorno tutti sono un po' spaesati e si chiedono cosa siamo qui a fare, e il secondo giorno mi dicono: "Don, facciamo questo oratorio così per tutta la vita." Dico: "No, dopo andate a fare gli animatori." Quindi ci sono diverse persone, e questa è la sfida più bella, perché il gruppo che si crea e ogni giorno nel pomeriggio cerca di conoscersi e rimettersi in gioco ha la possibilità di avere uno sguardo eterogeneo sulla motivazione e su anche la vicinanza a questa esperienza, ma che poi diventa occasione anche per un annuncio di fede che è rinnovato per qualcuno e per qualcuno invece è una scoperta. Allora, Don Matteo, tu mi stai facendo gli assist, io cerco di buttarla in gol, perché mi ricollego all'ultima parte, no? Come viene vissuta la dimensione della fede? Cioè, come vengono organizzate, ad esempio, penso alle preghiere da una parte, ma non parlo solo dell'aspetto pratico, ma anche proprio di una dimensione di testimonianza. Qual è il pensiero e la riflessione che avete nella vostra equip? Essendo un'esperienza unica, abbiamo la possibilità di avere un progetto educativo che si ripete ogni anno, che è slegato evidentemente dal tema dell'oratorio estivo, se non nei corsi animatori in cui si accenna, ed è proprio l'occasione per mettere gli adolescenti di fronte a quello che è la loro vita, la loro esperienza. Allora, lo dico con questa immagine: noi mettiamo di fronte i ragazzi alla loro esperienza di adolescente come se fosse un muro, perché a volte l'adolescente si sente di fronte a qualcosa di grande che non riesce bene a decifrare, e di fronte a questo muro ci si può star sotto a darle testate quando non ti vanno bene le cose, ti puoi addormentare sotto perché non c'è voglia di affrontarlo. La sfida per noi è quello di far capire come questo muro in realtà è un muro molto colorato, molto bello, e da poi il titolo Tutto Mondo, che è un'opera muraria di Keith Haring a Pisa, tra l'altro quei personaggini che sono in tutti i nostri oratori perché sono facili da riprodurre. E nonostante sia un muro, in realtà è colorato, e ogni personaggio su questo muro ha un suo significato. Quindi ogni giorno per i ragazzi c'è una parola che parte dall'esperienza umana, come armonia, conflitto, orientarsi, e nel termine del pomeriggio diventa questa parola la parola chiave per aprire l'annuncio di fede e per ripermettere ad alcuni di riscoprire alcune dinamiche che hanno già vissuto, e per altri invece porsi delle domande sul senso di quello che stanno facendo in quel momento e sul perché ci sono degli adulti che si prendono cura di loro in modo gratuito. Prima parte. Prendiamoci una pausa per rielaborare tutte le idee che ci sta dando Don Matteo. Appuntamento alla prossima puntata con la seconda parte.